Ciao, mamma dolce attesa, qui Anthony di Sorgente, la biobanca per la conservazione delle cellule staminali. L'argomento del video di oggi è il ringiovanimento cellulare attraverso appunto le staminali. Capiremo la lotta sostanzialmente al vecchio e all'invecchiamento, la scoperta che è stata fatta da alcuni scienziati sulla materia e le possibilità reali che ci possono offrire le staminali oggi. L'elisir di lunga vita, d'altronde, chi è che non l'ha mai sognato? Siamo davanti sempre a tanti cosmetici, trucchi e trucchetti per rimanere giovani, ma la fortuna vuole che la scienza e la medicina stanno studiando molto questo fenomeno. E c'è una buona notizia: gli scienziati e i medici specializzati sono arrivati ad una bella scoperta. Ovvero, diversi studi recenti hanno individuato quattro proteine che regolano l'espressione del DNA e che permettono di convertire cellule ormai adulte nuovamente alla loro fase pregressa. Questa tecnica chiaramente ancora sperimentale, però diversi scienziati ed esperti si stanno spingendo sempre di più per adottarla per ringiovanire i tessuti. E così appunto hanno avuto diversi esperimenti in laboratorio che hanno portato ad ottimi risultati. Ovviamente sono test che vengono ripetuti nel tempo, però già da questi primi tentativi si è arrivati ad un buon punto. Ovviamente il topo da sempre è un animale cavia da laboratorio e appunto nei topi soggetti alla terapia più breve, quindi che è durata soltanto 1 mese, si sono evidenziati già dei segni positivi, mentre negli altri sono potuti osservare diversi segni di ringiovanimento. I topi non hanno mai avuto alcun effetto collaterale e né alcun aumento del rischio di sviluppare tumori, quindi apparentemente questa tecnica di ringiovanimento sta dando dei risultati positivi. Al momento la tecnica ovviamente è in fase sperimentale, però già poterne parlare, già avere delle notizie in merito, si potrebbe rilevare molto utile per tutta una serie di problemi che insorgono con il passare dell'età e quindi magari guarire delle malattie e dei sintomi legati all'invecchiamento. Altra cosa molto importante è che le cellule staminali ad oggi, in modo reale, senza test, senza niente, sono già in grado di essere utilizzate nella cura di più di 80 patologie, sia per te ma anche per tuo figlio, perché, come sappiamo, le cellule staminali, abbiamo ripetuto in diversi video, si estraggono proprio dal cordone ombelicale e quindi c'è un'altissima compatibilità di utilizzarle per la cura di più di 80 patologie, non solo su tuo figlio, ma anche su di te e su tutta la tua famiglia, in quanto c'è un'altissima probabilità e compatibilità tra elementi della stessa famiglia, appunto. Riguardo questo video è tutto. Se ti va, se vuoi sapere di più sulle cellule staminali, puoi contattarci attraverso il link che ti mettiamo qui sotto in descrizione per accedere a una consulenza con un esperto di settore. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale e ricordati che tantissimi altri contenuti ti aspettano su Facebook, Instagram e sul nostro profilo TikTok. Ciao, alla prossima!